In der Wiesbichter La musica dei ghetti, quella scritta e composta nei campi di concentramento, quella a cui ci si aggrappava per resistere, per tenere viva la speranza, è stata la protagonista di Songs for Eternity, lo spettacolo dell'artista tedesca Ute Lemper al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 31 gennaio. Parole e note che hanno riportato l'orologio indietro nel tempo, in quelle atmosfere che hanno segnato gli anni più bui della storia dell'umanità. Brani che l'artista tedesca ha inserito in un progetto iniziato più di 30 anni fa per onorare la cultura del popolo ebreo e stimolare il dialogo su questo orribile passato, per non dimenticare. Ed era proprio questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e dal Polo del Novecento nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, che ha fatto registrare il tutto esaurito. In questi anni il Comitato Resistenza e Costituzione, di cui ho l'onore di essere presidente, ha provato a parlare alle giovani generazioni utilizzando linguaggi che le giovani generazioni capiscono. Quest'anno abbiamo deciso di utilizzare lo strumento della musica con un grande concerto di un artista internazionale, Ute Lemper, che ha cantato le canzoni scritte dagli ebrei nei campi di concentramento. I nazifascisti hanno usato la musica per uccidere. Se noi pensiamo all'orchestrina che aspettava i deportati, composta da prigionieri, che aspettava i deportati sulle banchine di Auschwitz e degli altri campi di concentramento e poi li accompagnava alle camere a gas e ai forni crematori. La musica che ha cantato nel concerto Ute Lemper invece è una musica scritta nei campi di concentramento che voleva anche essere un inno alla vita. Sono state scritte canzoni che erano canzoni di speranza, che erano canzoni scritte da uomini e donne che speravano in qualche modo di poter uscire da lì e di ricominciare normalmente a vivere in un'Europa finalmente liberata dal nazifascismo. È stato un grande concerto che abbiamo offerto a Torino, alla sua provincia e che soprattutto abbiamo offerto a tutti noi, alla nostra gioia di vivere anche e alla nostra coscienza per non dimenticare quello che è successo. Lo spettacolo Songs for Eternity è stato replicato a Cuneo il 1 febbraio al Teatro Toselli grazie all'organizzazione del comitato locale dell'ANPI.